Abbiamo una situazione in evoluzione per quanto riguarda i rifiuti, la loro gestione, situazione che in realtà non era prevista da quello che erano gli accordi delle due aziende per questi due impianti, Era Ambiente su Forlì, Iren su Parma, che era stata data massima assicurazione che certi limiti di tonnellaggio della gestione dei rifiuti sarebbero stati rispettati. Oggi invece entrambe le aziende hanno fatto richiesta di ampliamento fino al massimo potere calorifico, ma in generale, anzi, in modo più puntuale, stiamo parlando di Forlì da 120.000 tonnellate a 180.000 e da 130.000 a quello di Parma fino a 195.000 tonnellate anno. E questo riteniamo sia un assoluto errore, anche che si basa su quello che dovrebbe essere, diventerà operativo prossimamente, non si sa ancora quando, la legge 133, il cosiddetto sblocco Italia, sul fatto che abbia le stesse caratteristiche. Queste richieste ricalcano quelle caratteristiche presenti in quella legge, ma la legge non ha nessun decreto attuativo sull'articolo 35, quindi ancora è lettera morta, non è operativo. Quindi aziende che chiedono un ampliamento del tonnellaggio basandosi su una legge che non è operativa, ritengo sia assolutamente da rigettare. E il tutto fatto in un periodo in cui stiamo riorganizzando l'assetto del governo della regione, degli enti locali, quindi anche le competenze. Mi risulta che probabilmente, da quello che ho letto, non saranno più le province a fare questo tipo di autorizzazione, ma sarà l'agenzia ARPA. Quindi non vedo perché in corso d'opera, mentre stiamo risistemando quello che è la governance della regione sostanzialmente, andiamo di corsa e fretta e furia a richiedere autorizzazioni. Vanno loro, le aziende, a richiedere autorizzazioni a quelli che fino a ieri erano gli organi competenti per farlo, rivedere l'AIA. Non credo che sia opportuno, anche perché, insomma, io ad oggi non ho ancora evidenza di nessun impianto che possa avere filtri tali da bloccare qualunque tipo di pericolosità di questi tipi di impianti, che già di suo bruciare materiale che è recuperabile è una follia, per quanto mi riguarda, e aumentarne fino al massimo potere calorifico nella zona. L'Emilia almeno sicuramente, ma la Romagna non è messa meglio, che è la più inquinata d'Europa, credo che sia veramente non tutelare l'ambiente. Non è tutela dell'ambiente dal mio punto di vista. Ricordo una rilevanza di diossine nelle uova delle galline nella Bassa Reggiana, questo qualche anno fa, poi questo studio sparì, non se ne ebbe più traccia. Ma questo tipo di scelte, diciamo che sono, a mio avviso, diciamo quantomeno discutibili, ma sicuramente non vanno nell'ottica del programma del Presidente Bonaccini, che parlava di recupero dei materiali nel suo programma come ambito da privilegiare nella gestione dei rifiuti. Qui invece stiamo dicendo di bruciarne sempre di più, con ovviamente anche l'aumento di traffico, perché i rifiuti agli impianti non ci arrivano via treno o non so, paracadutati, ci arrivano con i camion, e quindi questo significa aumento anche dell'inquinamento da traffico. Con tutto ciò che ne consegue, non aumenterà quello che è altro leitmotiv di questa giunta, che è il lavoro, non aumenterà lavoro, non ci sarà lavoro in più, a parte forse qualche autista. Mentre nel comparto del recupero della materia, come sarebbe auspicabile, il rapporto di occupazionale rispetto all'incenerimento e allo smaltimento è 1 a 25. Questi sono documenti che esistono, lo studi fatti non da noi. Quindi chiedo se a questo punto non sia il caso che la Regione cominci a ragionare in termini regionali e non lasci alla provincia, nei suoi ultimi sprazzi di autonomia e di capacità decisionale, questo tipo di autorizzazione. Assessore Gazzolo, a 3 minuti, prego. Sì, grazie, grazie Presidente, consigliere.
Questa interrogazione mi dà modo di confermare la posizione della Regione Emilia-Romagna sull'articolo 35 della legge 164/2014, che in verità è nota, ma va in ogni sede ribadita. In ogni sede istituzionale la Regione ne ha sempre chiesto l'abrogazione dell'articolo 35 ed in subordine ha presentato emendamenti specifici, recepiti poi nel testo finale al comma 1 e comma 3, volti a salvaguardare le competenze regionali in materia di pianificazione di settore e governo del territorio, costituzionalmente riconosciute, e la tutela della qualità dell'aria. Proprio con particolare riferimento alla qualità dell'aria, si evidenzia che la possibilità di autorizzare gli impianti di termovalorizzazione a saturazione del loro carico termico nominale può trovare applicazione solo per gli impianti qualificati quali impianti di recupero energetico da rifiuti, per i quali la valutazione di impatto ambientale risulti espressamente autorizzata a saturazione del carico termico e non siano ubicati nelle aree di superamento e a rischio di superamento per i valori limite della qualità dell'aria, come individuato con deliberazione di Assemblea legislativa 51 del 26 luglio 2011 e confermata con le disposizioni del piano dell'aria integrato regionale di cui alla deliberazione di giunta regionale 1180 del 21 luglio 2014, attualmente in regime di salvaguardia. In relazione al recepimento di quanto disposto dall'articolo 35 del cosiddetto Sblocco Italia, si evidenzia che la provincia, quale soggetto competente in materia di autorizzazione ambientale ai sensi dell'articolo 131 della legge regionale numero 3 del 99, è chiamata, quale atto dovuto, a dare attuazione in particolare ai commi 3 e 5 del richiamato articolo, ovviamente in assoluta conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria e statale in materia. È altresì evidente che tale attuazione dovrà essere non solo estremamente rigorosa dal punto di vista ambientale, ma anche coerente con le strategie regionali nella gestione dei rifiuti, e a tal proposito la Regione ha già fatto presente in tutte le sedi e a tutti i livelli che, coerentemente con quanto previsto dalla normativa comunitaria, il piano regionale di gestione dei rifiuti adottato il 3 febbraio 2014, peraltro già oggetto di valutazione positiva da parte dell'Unione Europea, indica tra i suoi obiettivi anche l'autosufficienza allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti sul solo territorio regionale, e pertanto la capacità dell'impiantistica è strettamente commisurata a tale esigenza. Nel merito della richiesta di valutare la possibilità di sospendere gli iter autorizzativi in corso, si rileva che nel caso in oggetto tale fattispecie non risulta prevista dalla legge 241 del 90 e che tuttavia tale facoltà non rientra tra i compiti della Regione, la quale non può in alcun modo disporre la sospensione di procedimenti autorizzativi in capo ad altre amministrazioni. Quanto sopra però preme anche con particolare riferimento alle conseguenze che l'attuazione della norma di cui si tratta potrebbero determinare in relazione alle strategie di governo e di gestione complessiva dei rifiuti prodotti in questa Regione, già contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, fermo restando la disponibilità a supportare per brevi periodi transitori le Regioni attualmente in difficoltà, ma solo a fronte di impegni concreti dal punto di vista tecnico ed economico finalizzati a risolvere in loco dette problematiche. La Regione, infine, sta dialogando con il Governo per addivenire ad una strategia nazionale di gestione dei rifiuti affinché ogni territorio si faccia carico responsabilmente di gestire i propri fabbisogni. Grazie Assessore. Il consigliere Sassi ha un minuto. Sarà sufficiente, grazie Presidente. Sì, ti prendiamo atto del fatto che la Regione non ha volontà e potere di agire in questo senso, forse la questione di competenza, lo capisco, ma siamo in un limbo e proprio per quanto riguarda la governance e forse secondo noi sarebbe il caso di evitare che impianti che nascono per la gestione dei rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti, vengano trasformati in produzioni energetiche, e tanto più che non esiste un impianto di incenerimento che sia economicamente autosufficiente.
e non produce abbastanza energia nemmeno per sostenere se stesso. Quindi se parliamo di produzione di energia è già un progetto fallimentare il fatto di trasformare gli impianti di recupero energetico, perché non producono energia a sufficienza. Nemmeno per autosostenersi ci sarà bisogno ancora di aumentare le bollette della gestione dei rifiuti. Quindi cambiare la classificazione è un non senso nei fatti. Nei fatti, perché non esiste un imprenditore al mondo che investe in un impianto così per fare business, perché non è economicamente sostenibile. Prendiamo atto del fatto che stiamo facendo queste, stiamo permettendo, nemmeno facendo, cercando di dare un parere, chiudo subito, si è esaurito il suo dare tempo. Un parere alle province di far attenzionare o di attendere magari il riordino regionale per quanto riguarda la gestione. Su in altri ambiti un parere la regione lo dà, qui evidentemente non interessa. Ne prendiamo atto, grazie.